storie fabbe, fiabe, favole. Peppa Pig. Ciao. Sono Peppa Pig e questa è la mia famiglia composta da Paolo Pig. Sì. Tortora Tortorello, Zebra Riccardo. Eccolo. Susi Pecora, Mirko Coniglio e Lepre Militello. Oggi è nuovo. Oggi è la giornata mondiale delle persone che contano le pecore addormentandosi. E nella nostra fattoria si dorme più del previsto. Oggi è successa una cosa incredibile. Cosa? Lepre Militello stava facendo una diretta quando qualcuno gli ha rubato il cellulare. Oh, scusate, stavo guardando se mi era arrivato un MMS e qualcuno mi ha portato via il cellulare. Seguiamolo. Purtroppo noi abbiamo il senso dell'orientamento, noi animaletti, e ognuno ha preso una strada diversa. Ma Tortora Tortorella ha avuto un'idea geniale. Chiediamo informazioni. Questa era l'idea. Poi ha chiamato le idee geniale. Questa è già scappato a piola. Scusate, salve, sono Peppino Pig e Toppa Salvia. Per caso, signore, ha visto una brava persona con un cellulare in mano? Ma che domande inutili fate oggi? Scusi, signore, Tasso Bastianelli, ha visto il ladro? Il ladro ha preso la strada provinciale direzione Gorgonzola, perché in direzione Melegnano la strada è chiusa per lavori in corso. Sfruttando il maltempo di questa mattina su tutta la penisola, potrebbe essersi generato quanto. Attenzione a non prendere la strada sulla sinistra direzione City Life, potreste trovarvi imbottigliati causa lista tra Fedez e qualche personal trainer. È vero. Ci ho capito una sega. Scusate, io ho visto il ladro. Chi è? Celentano? Sì. Chi è? È andato. Beh, se che voi... ce lo dice. Sì, ciao. Se non ti chiedo di inseguirlo perché è così. Finalmente abbiamo preso il ladro. Oh no, ragazzi, era una gag marcia per pubblicizzarmi spettacolo. Come ha fatto trovarsi con l'album? Ma non è neanche scappato, è sempre stato dietro di me il finto ladro. Sei nei rincitrulliti. Ma scusate, Zebra, Riccardo ha notato una cosa incredibile. Cos'era? Paolo Pig ha venduto il cellulare di Cristiano in cambio di uno spritz a un ladro vero, pensando fosse una gag. E vissero tutti quanti, Maialini è contenti. Ma è bellissima sta storia. Triste. Sono stanco per il fiasco.